adesso siamo usciti un po' fuori dall'allenamento, però per dire che la questione dei SUV secondo me è poco credibile per un impatto ambientale di un certo livello, per i costi, per i consumi. C'è uno, io credo che qua, se questi sono i termini di vita, come fa un lavoratore a mantenersi una macchina di quel tipo? Quindi dice no, ma per il, per, diciamo, il mercato non europeo, cioè un mercato più espansivo, no? Il problema è che secondo me non è solo in Italia che c'è un problema, cioè, la crisi non c'è solo in Italia, la crisi, se noi, la crisi è mondiale, la Cina, l'India sono paesi emergenti perché ovviamente lì sono miliardi di, persone con, che prima facevano quasi, non dico tutti i contadini, ma in Cina vivevano di agricoltura. Anche perché le forze produttive si stanno sviluppando adesso. Le forze produttive si stanno sviluppando, come dicevi giustamente tu, negli anni 60-70, quando qui c'era, era tutto in movimento. Tu, è vero, la Fiat, 23.000 casse licenziamenti poi trasformate in cassa integrazione, ma chi usciva dalla Fiat trovava il lavoro, nel senso, era tutto in movimento. Quindi per quello io dico, se volevo nelle ferrovie, nelle poste, nel pubblico impiego c'entravo. Trovavi tranquillamente. Poi era appunto, io ero già divorziato con due bambini, entravo subito nel posto. C'erano. Io sono voluta stare in Fiat, per scelta politica. Sì, poi è ovvio che lì. E Franco Ranghino era il posto. Era, sì. Vabbè, ma Franco Ranghino si è licenziato poi non da fa, perché lavoravamo assieme. Alla fine degli anni 80, no? No, si è licenziato dopo gli anni 90. Sì, comunque lui è entrato alle poste. È entrato alle poste perché comunque era. Perché lui aveva fatto domanda su e l'avevano chiamato. Poi diciamo che in quegli anni c'era una situazione politica diversa. C'era un movimento studentesco quando c'erano le lotte in Fiat, quando sono stati 35 giorni, c'era un movimento studentesco che appoggiava la lotta, c'era uno spontaneismo molto forte, gli studenti in qualche modo diciamo che organizzavano la resistenza con i lavoratori. Soprattutto c'era, si usciva dalla guerra, quindi c'era lavoro. C'era lavoro, c'era la cosa, c'era il contesto principale era questo. Perché adesso la gente è scoraggiata? Perché tu loti, non hai prospettiva, non vedi una prospettiva. No, ma non solo quello, le lotte sono tradite, disattese. Certo. Tu loti per una cosa, poi arrivi al sindacato e te lo firma. La porcata che tu lo cavi, no? Tu loti per questa cosa, arrivano i sindacati, con federali te la firmano. E quindi capisci che è uno scoraggiamento continuo. No, ma proprio diciamo che è vero, gli operai sono stati. Perché gli operai non vanno, gli operai devono, se è perdente, se è una cosa che non vince mai, non devono scoraggiare. E poi considera una cosa che dopo gli anni 80 chi tiene duro, sono c'è stato un tradimento, della classe dei sindacati, della politica, perché anche il Partito Comunista in quell'epoca lì a un certo punto ha fatto una scelta. Si sono venduti i lavoratori, perché a parte che avevano anche paura della forza che in qualche modo si era avevano paura di non poterla controllare. Di non poter controllare quella forza, quindi hanno preferito prima gestirla, perché poi sono entrati tutti, perché poi queste persone sono entrati tutti. Comunque, negli apparati. Prima della sconfitta dell'80, la Fiat ha licenziato 61 operai, tra cui Inis, la Comitiva, Pino Bucolieri, uno Pino dei 61. Bucolieri e altri, Angelo Caforio. Tu Angelo Caforio lo conosci? Conoscevo la moglie. Io l'ho conosciuto. La moglie era un insegnante. Però poi si è trasferito, no, conoscevo due, Cafori e l'altro, che erano amici, che però poi loro hanno cambiato lavoro, in senso, finiti nella giustizia, quindi no. Sì, Cafori era finito alla regione. Sì, ma mi sembra che sì, era finito. Adesso è dirigente al CTO, sì, sì, Cafori. Sì. Comunque, dirigente? Al CTO. Ah. Sì, lui con la CGL si è intralazzato un pochino. È bravo, Angelo, sì, no. Però si è aggiustato. Però ti posso fare una domanda, visto che si parlava di nocività, cioè, perché la Fiat, in modo che si sta cambiando, non produce automobili elettriche, che sono quelle che sembrano che in prospettiva abbiano una
siano quelle che dovrebbero sostituire le attuali, diciamo, a gas o a carbone. Che è un mercato che tira, per esempio, qui da noi. Ma no, ma il problema è che la Fiat non vuole, ha deciso di non produrre qua, di non produrre più a Mirafiori. Secondo me anche, ha deciso di chiudere. Perché la ricerca, allora... O la lotta diventa dura e alta. Considera che la Fiat... Ti metti in ginocchio. Certo, ma poi considera che la Fiat, rispetto alle altre case automobilistiche, non ha investito nella ricerca rispetto... Se avesse voluto, perché la Fiat non è che sono gli ultimi arrivati, sono capaci, se vogliono sono capaci a fare le cose, eccetera. Quindi non hanno investito nell'auto elettrica come hanno fatto gli altri, noi siamo indietro ma di 10 anni rispetto agli altri. Ma nemmeno in America con la Chrysler sta investendo sulla elettricità, sull'elettrico. Ma perché questa questione dell'elettrico comunque secondo me è ancora in una fase che non ha preso piede. Sempre che... E poi, sai, i costi di un'auto elettrica sono ancora abbastanza pesanti, nel senso che anche le prestazioni di queste auto sono... No, ma poi te l'hanno fatto capire, anche il nipote di Agnelli, del canto, ha detto dipende se gli italiani vogliono farlo. Sono gli italiani che lo decidono, ma cosa vuol dire? Sono loro che lo decidono. Sì, ma poi hanno detto anche chiaramente la Fiat. Gli italiani, cosa vuol dire sto interclassismo? Tutti gli italiani vogliono o non vogliono la Fiat? Sì, ma questo poi ha anche detto la Fiat continuerà ad esistere, però non significa che non può guardare nel resto del mondo. Quindi non è detto che la Fiat non sarà più, come dire, guarderà più l'Italia come unico paese e quindi è orientata ad allargare, diciamo, la sua visione, nel senso ad ampliare gli orizzonti. Vedi che la Fiat in Bologna vuole licenziare in Italia. Ma infatti, vedi che stanno rilando anche gli operai, cioè quelli che facevano la panna. Ma su questo punto però Giuseppe aveva ragione, se vogliono licenziare lì allora le hanno, c'è anche loro. Non è così semplice allearsi, Non è semplice, però perché? Per esempio Turigliatto, Sinistra Critica, ha contatti con un pezzo di sindacato che si chiama... Non ti ricordi che abbiamo fatto quell'incontro all'Anatra Zoppa? Ecco, bravo. Cioè sono venuti quei sindacalisti dei polacchi. Che era un pezzo delle disoliermoci che si era staccato. Sì, però ti ricordi cosa hanno detto quei sindacalisti? In un primo momento... Diciamo, l'arrivo della Fiat, gli investimenti, ce l'ha vista come certo. Un dio che risolve tutti i problemi. Ed erano disposti a lavorare con dei salari più bassi, con meno diritti. Quando poi hanno visto realmente chi è la Fiat, che prima gli ha fatto vedere... poi da tutto l'acqua dici cazzo, ma allora questi qui non sono poi dei grandi sono padroni, quindi i padroni sono è proprio così, quando ti tolgono quello che hai io non sono comincia a incazzarti e magari la razza dei padroni la odio, cioè se non ti tolgono niente e hai tutto da conquistare magari non c'è voglia di lottare. Come in America, tutto... guarda in America c'è... Pensava un'amica, arriva Macchioni, non arriva Macchioni. Però adesso vedi che anche sul contratto che devono rinnovare, i sindacati gli hanno detto ascolta, però adesso... Macchioni se arriva per fare i pezzi su, dica per esempio. Gli operai se non lottano, non saranno Macchioni per fare. Devo andare via io. Vuoi vederlo? Sì, se me lo fai vedere 2 minuti non è più male.